È una vergogna. Vorrei sapere queste indagini quanto costano al popolo italiano, in uomini, in tempi, sottratti a indagini su argomenti veri e seri e su criminali veri. Rischiare 15 anni di carcere perché ho difeso i confini del mio paese mi fa dire che c'è un problema in questo paese. Io ringrazio la stragrande parte della magistratura che è obiettiva, corretta e indipendente. C'è qualcuno che fa politica indossando la toga perché fa ridere o fa piangere che un ministro dell'interno venga indagato e potenzialmente processato perché ha fatto il suo dovere. Quindi vorrei sapere, e lo chiederemo per iscritto, quanto costano queste indagini surreali. Temo un atteggiamento diverso da parte della Giunta per l'immunità essendo cambiata la maggioranza. Quello che ho fatto l'ho fatto da ministro, con l'accordo di tutto il governo. Io non cambio idea, se qualcun altro cambia idea per me non è un problema, non sarebbe neanche un problema andare in un tribunale e guardare in faccia un giudice che fra il ministro e chi trasporta illegalmente immigrati irregolari simpatizza per i secondi.